però le conclusioni finali, raccogliendo un po' le fila di quello che manca nelle proposte. Abbiamo corruzione e evasione fiscale, siamo precisi, e poi insomma il prossimo appuntamento sono tre ore per la commissione. Ma grazie, io sarei molto breve anche perché le risposte dei colleghi sono state molto esaustive. Dico solo una cosa prima su questa vicenda dell'evasione fiscale e dell'anticorruzione. Io penso che su questo noi abbiamo fatto moltissimo, ma moltissimo, andando veramente radicalmente a cambiare quello che c'era prima. Lo diceva prima Andrea, la reintroduzione del reato di falso in bilancio, ma voi vi ricordate il dibattito che c'era quando il reato di falso in bilancio fu cancellato dal governo Berlusconi? Ecco, l'abbiamo reintrodotto, diciamo, nel silenzio assoluto di chi prima gridava lo scandalo. Abbiamo aumentato molto le pene, non solo sulla corruzione, ma anche sulla concussione, sul peculato. Abbiamo reintrodotto il voto di scambio, abbiamo introdotto il reato sull'autoriciclaggio, materia sensibilissima rispetto anche alla commistione tra affari e politica. Abbiamo fatto gli accordi con i paesi più sensibili rispetto all'evasione fiscale in Italia, la Svizzera, il Vaticano, Monte Carlo. Abbiamo riscritto completamente la lista dei paesi, delle blacklist, abbiamo aumentato le entrate sull'evasione fiscale, che ammontano a 11 miliardi. Però vedete, tutto questo non basta, perché poi abbiamo messo l'automatic 730 precompilato, una facilitazione per milioni di italiani che andrà a regime anche per le imprese, la fatturazione elettronica. Ma tutto questo non basta, perché la lotta all'evasione fiscale sono molto indisciplinate. La lotta all'evasione fiscale non può essere solo un'attività dello Stato. La lotta all'evasione fiscale funziona se c'è un'alleanza rispetto ai cittadini. Quando noi andiamo in un negozio e non ritiriamo lo scontrino fiscale, noi facilitiamo l'evasione fiscale, ma non è che noi possiamo pensare che debba esserci lo Stato che corra dietro tutti quelli che escono dal negozio, perché è un'attività che funziona quando c'è una coscienza collettiva. Quelli che chiedono la lotta all'evasione fiscale sono gli stessi che poi giustamente si lamentano per l'invadenza dell'Italia, sono gli stessi. E poi l'Equitalia cosa fa? L'Equitalia cerca di fare la riscossione di quello che lo Stato ha cercato di aver riscosso. Cioè, non è che si può pensare che la lotta all'evasione fiscale si fa con tutti i contenti che finalmente qualcuno gli viene a chiedere quello che hanno evaso. Ecco, allora è sempre un compromesso difficile che deve passare anche per un dibattito culturale di un paese in cui ognuno paga le tasse perché è giusto pagarle. Questo corrisponde a un abbassamento della pressione fiscale del nostro paese, con grande fatica stiamo facendo. Invece volevo andare sulle questioni, poi condivido le cose che da ultimo ha detto Andrea sul problema che nel partito non c'è solo la questione della legittimità, c'è anche una questione di codice etico eccetera eccetera, però lasciatemi dire che noi siamo qui in questa regione dove Vasco Errani si è dimesso perché l'uomo è fatto così, peraltro rigoroso fino in fondo, che è stato assolto, come lui ha sempre detto che sarebbe accaduto. C'è stato un danno per questa regione, per questa comunità, non dico per Vasco Errani, dico c'è stato un danno per questa comunità, io penso che c'è stato un danno immenso. Dopodiché questo mica deve fermare l'azione della magistratura, ci mancherebbe altro, ma c'è stato un danno immenso. Quindi io penso che il grido onestà con l'H davanti, che noi abbiamo sentito per mesi e mesi eccetera, cui corrisponde, lo dico con serenità, fino a quest'ultima tornata elettorale c'erano 17 amministrazioni a guida Movimento 5 Stelle, quelli che gridavano onestà. Di questo un terzo di queste amministrazioni avevano sindaci con avvisi di garanzia o con rinvio di giudizio.
È come se il PD avesse avuto 1500 sindaci con un rinvio a giudizio o un avviso di grazia. Quindi io mi chiedo ogni giorno cosa dobbiamo fare in più per essere più bravi, più prudenti, più attenti. Però guardate che il problema non è mica di dire. Il problema è che nel nostro interno errare si dimentica subito, che al nostro interno queste cose sono vissute con più attenzione dai nostri militanti. Negli altri partiti non c'è la stessa cosa. Negli altri partiti, vi ho citato l'esempio del Movimento 5 Stelle. Se volete vi elenco le fattispecie di reato e i sindaci che sono coinvolti. Ecco, per dire che su questo terreno, un terreno molto delicato, che sta proprio nel confine tra la democrazia e la legalità, nel senso che bisogna stare attenti che i mandati che vengono affidati dal popolo possano essere esercitati e che l'azione della magistratura sia sempre fino in fondo sostenuta e legittimata dalla politica, perché così deve essere. Chiudo sulla vicenda del partito, anche perché il Presidente Rossi ha detto delle cose molto interessanti. Io temo il partito dei Caminetti, perché l'ho visto, non è parlato di Caminetti, cioè io temo il partito dei Caminetti, ma i Caminetti non è che sono solo a Roma, i Caminetti sono anche nei comuni, quando per invece di fare delibere in giunta si chiamano i tre capi bastone e si decide cosa bisogna fare, cioè stiamo parlando con persone che hanno una certa, io temo, non temo invece l'idea che ci possano essere organismi diversi per strutturati nel partito, quello non lo temo, perché se noi ci rendiamo conto che abbiamo un'assemblea di 2000 persone che oggettivamente ha le funzioni di un'assemblea di 2000 persone, quindi quando si convoca è un momento di grandissime decisioni, che la direzione ha dei limiti di funzionalità, si può pensare che nel nostro partito si strutturino altri organismi intermedi, perché la segreteria sia un organismo sì politico ma molto operativo, e dall'altra parte ci sia un organismo più rappresentativo per la definizione con proprio anche più spesso della linea politica. Io non ho difficoltà a pensare che in una riforma dello statuto questo possa essere un pezzo del nostro percorso. Io penso che sia una. Io temo invece quello che è un'altra cosa, gli organismi informali che si convocano perché dopo quello delegittima tutti gli organismi del partito, e secondo me questo è sbagliato. Detto questo, io sento che il nostro partito è una comunità, è veramente una comunità, dobbiamo ricordarci sempre che è una comunità. Se noi non siamo comunità, con tutti i nostri difetti, ci sono famiglie dove si litiga, si può litigare anche nel territorio. Ma se noi non consideriamo questo, non consideriamo il nostro mandato anche nella logica della responsabilità che oggi abbiamo davanti, noi oggi abbiamo una responsabilità enorme, perché sul peso sul PD pesa il peso del governo di questo paese, in tutto, perché questa fase è una fase difficilissima per l'Europa, una fase difficilissima per la nostra economia, una fase difficilissima per la nostra società. E se non consideriamo che le nostre energie vanno rivolte a questo, a occuparci dei problemi della gente, io qualche volta lo dico con il sorriso, dico, ma se noi prendessimo l'80% del tempo che usiamo per discutere al nostro interno e lo impegnassimo per i nostri concittadini, tutto aumenta di un punto immediatamente. Ecco, quindi io penso che noi abbiamo una responsabilità di spostare la nostra attenzione. Il dibattito interno deve essere sempre funzionale a governare meglio dove governiamo, a svolgere le nostre funzioni dove non governiamo. Non può essere rivolto sempre e solo a una lotta fratricida, perché la lotta fratricida fa male. Questo non vuol dire non avere un partito che dibatte, questo vuol dire avere un partito che dibatte ma non considera, ma considera prima gli interessi collettivi e poi gli interessi delle parti. Questo ci aiuta tanto, perché anche l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale produce un effetto che chi ha un po' di dimestichezza lo ha già visto alle elezioni regionali o vede nelle elezioni comunali, magari in forma meno marcata, dove esistono i candidati, non c'è più il collettivo,
dove i comitati elettorali sono intorno ai candidati e non sono più intorno al partito. Noi per questo abbiamo bisogno di più partito. L'introduzione delle preferenze chiederà più partito. Abbiamo bisogno di fare questo sforzo, dobbiamo farlo fino in fondo, dobbiamo crederci, perché altrimenti rischiamo di costruire tanti bei, bravi, tutti buoni comitati elettorali che si sostituiranno al partito, che si sostituiranno all'occasione di dibattito, che si sostituiranno all'agora. Ecco, io penso che invece questo sia un male. Noi abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo gestirla con saggezza. Benissimo, io ringrazio tutti per essere stati qua, ringrazio Gianluca, Beniamati, Enrico Rossi, ringrazio soprattutto Antonella per la splendida conduzione. E il capogruppo Ettore Rosario, che tutti hanno detto delle cose veramente nuove, quindi questo mi fa piacere, però ringrazio soprattutto il mio amico Andrea De Maria, che con me ha contribuito essenzialmente alla riuscita della giornata. Grazie a tutti.